Ovada si avvia alle elezioni amministrative. Sono già due i candidati certi per la poltrona di primo cittadino a Palazzo Delfino. Insieme per Ovada, centro-sinistra, ha scelto un personaggio di rilievo per sostituire l'attuale sindaco Paolo Lanteo. Si tratta di Gianfranco Comaschi, a lungo L'occasione sindaco per di Trisobio in passato, sottolineare ma come anche assessore e risultato, devo vicepresidente dire della che la provincia, ricetta di Ovada presidente dell'Associazione tante volte ha Paesaggi fatto riunioni Vitivinicoli di con la Langhe, formazione Monferrato e Roero. Fra i dell'opposizione. suoi obiettivi Abbiamo principali, dedicato lavorare questo perché Ovada, da territorio centro-zona che ha il territoriale, suo diventi un centro di vino attrazione del di area concetto più d'Ovada, vasta, in una veramente prospettiva una di testimonianza collaborazione e importante competitività con di gli altri luoghi di territori. cultura del vino, Qualora quindi fosse un eletto, luogo Comaschi dove sarà affiancato festeggiare come vice sindaco con da Mario persone Esposito, amiche segretario il uscente del PD risultato che Ovadese. Sul fronte centrodestra, a contendergli la poltrona sarà Angelo Leovis Priolo, consigliere comunale del gruppo misto e membro della direzione provinciale di Fratelli d'Italia, che si presenta con una lista civica denominata Primo Vada, con l'obiettivo di affrontare un percorso volto al miglioramento della vita degli ovadesi attraverso 10-12 punti programmatici realmente raggiungibili, legati particolarmente alla sicurezza, al decoro urbano, al turismo, al commercio e al lavoro, partendo dal concetto fondamentale che un'amministrazione deve essere al totale servizio dei cittadini e nulla e nessuno può essere sottovalutato o trascurato. Non è chiaro al momento se Priolo sarà appoggiato dalle altre forze di centrodestra dopo la scissione in consiglio comunale con Ovada Viva, ma è evidente l'opportunità che il confronto elettorale avvenga tra due liste ben distinte. Altre liste porterebbero ad una frammentazione incomprensibile e difficilmente motivabile ai cittadini. Al momento si evidenzia una parziale apertura da parte della Lega, mentre la situazione con Forza Italia è ancora in evoluzione. Priolo si è detto ottimista, è certo che le altre forze di centrodestra non vorranno sprecare questa occasione e troveranno una posizione responsabile che guardi al futuro.